Bentornati amici, siamo pronti per cominciare effettivamente dopo l'anteprima la nostra puntata di Canta il Piemonte. E allora accanto a me abbiamo questo cantante di origine siciliana. Esatto, buonasera a tutti. Di dove sei? Neko! È un nome d'arte. Esatto. È un nome d'arte. Esatto. Allora, questa io... per cosa Nicola? No, Neko, siccome io amo il mondo dei gatti, infatti ho anche un micetto, Fiocco, quindi cercavo un nome d'arte e Neko vuol dire gatto in giapponese. Oh, basta. Pensate un po' gli artisti dove viaggiano, eccetera. Tu hai vinto questo concorso. Sì, Kering Festival The Voice Award 2022, la 16ª edizione. Ecco, tra l'altro organizzato da un amico, da che Beppe. Saluto Giuseppe Lorusso. Ringrazio sia lui che tutto lo staff, è stato un bellissimo concorso. Ed è stata inaspettata la mia vittoria ed è stato ancora più bello vincere perché non me l'aspettavo. Allora, andiamo adesso ad ascoltare la canzone con la quale tu hai vinto questo festival. Esatto. Che è? Adagio di Lara Fabian. Oh, Neko! Grazie. Non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te, adagio. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, immagini te. Passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò ad adagio.
le corde vocali, le tonsille, adagio da... Complimenti, eh. Bravo, Nico. Mamma mia, Martina, io ho visto che tu la cantavi. Sì, me la sono cantata tutta. Complimenti, ha una voce molto particolare. Hai sentito questa tonalità più alta per un uomo? Veramente, complimenti, eh. Grazie mille. No. Senti, tu ritornerai dopo perché sei anche cantautore. Sì. Quindi scrivi anche canzoni. Ci proporrai una tua canzone più tardi. Questa mia canzone è scritta da Edoardo Harwood. Però ma presto me ne parli ci sarà. Poi, okay. Me ne parli poi dopo, va bene? Complimenti davvero. Ok, Neko, complimenti! Grande!